Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. Una cittadina di Cotronei, la signora Lomoro Maria Rosaria, abitante in via Spirito Santo 2, Palazzo Garruba, nella sua qualità di delegata dei condomini del medesimo fabbricato, ha scritto al sindaco del comune di Cotronei, all'ufficio tecnico e alla protezione civile per esporre quanto segue. Le recenti piogge torrenziali abbattutesi su questo comune, precisamente nella zona Catoso, località prospiciente al palazzo suddescritto, hanno prodotto un considerevole smottamento del terreno, la cui consistenza e pericolosità, a parere di esperti in materia all'uopo consultati, non può escludere successivi cedimenti di proporzioni catastrofiche che già interessano la carreggiata giornalmente percorsa, tra gli altri, dallo scuolabus comunale. La Protezione Civile, attraverso suoi autorevoli rappresentanti e con mirata ordinanza di recente emanazione, ha disposto che i comuni intervengano laddove si manifestino situazioni similari a quelle su esposte dalla scrivente, per cui, riconoscendovi la sensibilità amministrativa e le acclarate competenze degli uffici preposti, ritiene che ogni sollecitazione potrebbe essere giudicata irrispettosa verso quanti appunto promuovono il proprio impegno in favore delle popolazioni amministrate. Ci vorrebbe un miracolo per poterci salvare, ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male, un miracolo per poterci salvare, ci vorrebbe un miracolo. Che stiamo ammazzando il mare, un miracolo per poterci salvare, ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male. Dottore, avete chiamato la redazione di Telediogene? Eh sì, perché è successo questo, che prima di Natale c'è stato questo problema di frana al Palazzo Garruba, via Spirito Santo. Proprio che noi, io ho parlato con l'amministrazione, però siccome... Avete parlato o avete fatto qualche lettera? No, ho prima parlato, perché ci conosciamo. Poi ho fatto a novembre mia moglie, che la dottoressa Lomoro abita qua, quindi ha fatto una lettera delegata dai condomini, all'amministrazione, all'ufficio tecnico e alla protezione civile, prima ancora che succedesse la frana che poi abbiamo visto ha bloccato pure Cotronei, e per fortuna non ci sono stati morti. La frana del 27, Noi quindi l'abbiamo fatta a novembre, il 9 novembre protocollata, però purtroppo non abbiamo avuto... 2009, non abbiamo avuto risposta. Non so nemmeno se hanno fatto un rilievo, l'ufficio tecnico se è venuto e ha fatto una relazione, non so niente perché non abbiamo avuto risposta, perché il problema qua... è della strada e del palazzo. Poi siccome là sulla strada passano i bambini con lo scuolabus, quindi passa il pulmino, pure il pulmino, quindi non so se è possibile che una cosa del genere. Il pulmino passa tutte le mattine? Passa le mattine e pomeriggio con i bambini delle scuole materne, quindi purtroppo noi abbiamo chiamato Telediogene per denunciare questo fatto qua all'amministrazione, all'ufficio tecnico, e in modo tale che si possano muovere, quindi sollecitare alla protezione civile per... Scusate dottore, ma questa è strada privata? No, questa è strada che era prima privata, che è stata donata al comune, che poi l'ha asfaltata durante l'amministrazione di Secreto, c'è stata la concessione al comune, quindi... Anche perché poi là è stato fatto il muro là, perché anche lì c'è stato un problema, un'urgenza, quindi c'è stata lì un'urgenza che è crollato tutto. Quindi all'altra palazzina, per evitare che crollasse il palazzo, sì. E là è stato fatto, siccome 30 anni fa non è stato fatto quello che deve essere fatto, le briglie, la parte di chi ha costruito non sono state fatte, di conseguenza il comune con la protezione civile hanno speso la 120.000 euro in emergenza. Quindi qua non vorrei che poi andassimo in emergenza, quindi arrivassimo al punto che il palazzo risultasse... Voi non abitate a quel palazzo? Sì, abito là. C'è il muro, ma abitate a questo... Abito a questo qua, dove c'è adesso il problema della seconda parte, della frana. Quindi non vorrei che anche lì andassimo a finire come in emergenza, quindi come l'altro palazzo. Comunque il rischio per adesso c'è la strada. La strada è... Passa il pulmino e quindi di conseguenza pure... domani potrebbe essere pure il palazzo, e con le piogge torrenziali che ci sono tutto è possibile. Noto
l'assenza dell'amministrazione pubblica. I fatti di Giampilieri di Messina dovrebbero insegnarci qualche cosa, perché una frana che facesse crollare edifici provocherebbe poi morti, e noi siamo abituati ormai in Calabria soltanto a fare le fiaccolate per i morti. Non abbiamo più l'abitudine, la sensibilità dei cittadini di intervenire, di fare spinta verso l'amministrazione, di scendere in piazza. Questi cittadini di Cotronei sono i cugini diretti di quelli di Melissa. Dovremmo far memoria della nostra storia. La nostra storia ci insegna che laddove i cittadini intervengono per svegliare le amministrazioni che dormono, lo Stato fa la sua parte. Questo è il discorso di fondo. Ci dispiace immensamente dover lagnarci di queste cose quando noi abbiamo un'amministrazione qui con un ufficio tecnico che avrebbe dovuto avere soltanto la diligenza di mettersi al tavolo e lavorare pochissimi minuti per fare una relazione tecnica su questo stato di luoghi dove c'è un terreno riportato. Io mi rivolgo al sindaco, mi rivolgo all'ufficio tecnico, a un tecnico che dovrebbe soltanto agire preventivamente perché appunto si possano evitare i lutti del domani. Qui passa una strada sulla quale circolano, tra l'altro, gli scuolabus con i bambini, con i nostri bambini. Che cosa lasciamo noi ai nostri figli? Noi abbiamo avuto tanto in eredità, ma questa eredità noi la dobbiamo mantenere per darla ai nostri nipoti. Quindi, signor sindaco, signor dirigente dell'ufficio tecnico, faccia il suo dovere, il suo piccolo dovere, dimostri la sua sensibilità. Noi siamo qui per ringraziarla. Ci vorrebbe un miracolo per poterci salvare. Ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male. È tutto, e vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.